Guten Morgen. We're checking out. Haben Sie sich an den kühlen Köstlichkeiten des Hauses gelabt? Möchtest du wissen, ob wir etwas aus der Minibar genommen haben? Ja, bitte. Und wo hast du dieses schöne alte Deutsch gelernt? Wie du? Ich weiß es nicht. Vielleicht aus dem Lied Evangelium von Ottfried von Weißenburg. Okay. Das macht aber nicht. Entschuldigung. Wenn Sie nicht genommen haben, wünsche ich Ihnen eine schöne gute Reise. Dankeschön. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Peccato, eh? Stai a far piacere con le biondine. No, a onor del vero stavo facendo il check-out. A onor del vero vattene a dormire, va? A onor del vero. Ma che è? Buon lavoro, Rossellina. Grazie. Buonanotte. Buonanotte, sì. Some who's scared to be gone, to get up better. Things changes though you don't, and that's your terror. Becoming is being hard for the lovers of matters. Life's teeth don't speak to love, so you don't. Un attimo. Un attimo, mi apri per favore. Grazie. My moon is back alone. A cloud of manners, so I can bring you all that I have but sorrow. Come feel along your sides some rhythm. Bella Guido, buongiorno Marcello. Buonanotte. E ricorda, domenica 29, Patrizia già si è messa d'accordo con la donna tua. Certamente, sì. Va a dormire, bello, va. Ciao. Giovedì 2 ottobre, San Leodegario d'autunno, vescovo e martire sotto Teodorico III, lottò contro l'eresia manichea, ma venne torturato, accecato e ucciso. Buongiorno. Io penso, penso. Aspetta, 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 dammi un bacio, dammi un bacio. Mi sa che ho fatto una minchiata. Perché minchiata? Quando? Ieri. Mi ha telefonato la mia cugina e io stronza e ho detto questa cosa nostra che ci stiamo provando. E perché stronza? Perché quella scimunita l'ha detta a quella deficiente di mia sorella, che l'ha detta a quello ottusa di mia madre, che ovviamente l'ha detta a quell'altro genio di mio padre. Falla finita, non possono essere mica così tremendi come dici te. Sono dei mostri. Ci hanno cominciato a scassare che non siamo sposati. Allora sposiamoci.
Tu non hai idea. Sposarsi per loro vuol dire cerimonia di quel padrino. Cazzo. Ma sei scemo. Quando si sposa qualcuno là, fanno un mutuo per pagare le spese. E ora vogliono pure venire a trovarci. Finalmente, così li conosco anch'io. Oddio, ti prego, no! Non se ne parla nemmeno. L'ultima volta che sono andata giù non ho fatto in tempo a scendere dal treno che già litigavo con mia madre e mio padre. Odio quel posto e odio quelle persone. Dai, vieni, t'aiuto. Porco Giuda! È tardissimo! Prendo il motorino. No, il motorino no, sono contrario. Si gela, è pericoloso. E che sei palloso, mamma mia. Vai a dormire, va. Mamma, su, calà! Oh, staremo anche dell'altro personale. Con permesso, eh? Antonia. Presente. Senti, me lo fai lo sforzo di arrivare in orario, per favore? Eh? Mettiti il badge. È colpa mia, se l'autobus ha avuto un guasto. E anche il foulard, Antonia, eh? Grazie. Questo te lo appoggio di là. Per l'autobus. Quando finisce di scassare la minchia, sto stronzo. Un po' tranquilla, dai. Buongiorno. Sai, prenotato. Nome. Vabbè, è che esercisce, eh. La roccia, eccole, te che devi cresci. Te ferma, se no schioppa la carrozzella, basta. Buono, perché ferma, è vero. Qui scartiamo i regali, eh? Guarda che roba! E questa da parte di chi è? Nostro, un pensierino. Che carini, grazie! Guarda che bello, a mamma! Ci stanno pure le figure, mi c'è! Diciamo grazie a Antonio e Guido. Grazie! Aspetta un attimo, amore, non apri adesso che ce ne sta un altro. Guardiamo che c'è sta dentro. Che c'è sta qui dentro? Da parte mia, di nonna Lucia e di zia Sabrina. Ecchi me! Mi vado pure zia Sabrina, facciamogli vedere che c'è nel regalo. Non ci posso credere. Ma che davvero? Cioè, è stupendo, non dovevate? C'è sta pure il nome scritto. Ma date le goccio. Ma non si scrive così. Oh, guarda, sui documenti c'è sta scritto così, Cagliozzi Michele. Ma quello è tuo figlio che ha toppato l'anagrafe. Se scrive con CH, cazzo di figlio. Vabbè, ma ci provai, è qua, fagli vedere che? Qua che c'è scritto, vieni. Ma ridai, fagli. Fagli vedere qua che c'è sta scritto Michele. Adesso mi dici chi è sto Michele, dai, che è mio cugino. Mamma mia, si scrive SCH come la Unziger, Michelle. Come te lo dico? Sì. Ah, Patrizia, veramente ignorante. Sì. Ragazzi, c'avete ancora fame voi? Volete qualcosa? No, grazie, tutto sì, puri. Senti, ma perché mi prende la chitarra e ci sai una cosa? Noi ti sentiamo sempre che canti, infatti io dico a Marcello, sentito brava, ammazzalo. Magari vi do fastidio, mi dispiace. Non... Ma ste pare, c'è una bella voce. Ma di chi sono queste canzoni poi? Forse ho capito, di quella inglese, quella che si imbriaca sempre. Poraccia. No. Ci ho preso quella. No, sono tutte canzoni d'Antonia, testi e musica, ne scrive di bellissime. Le potete trovare anche sul suo MySpace www.antonia. Vabbè, dai, veramente. Perché grazie. È un talento straordinario. E poi quando canta dal vivo è davvero commovente. Ammazza, è dolce, sei. Hai sentito, Marcè? Vabbè, c'è bisogno, Memini, ci sento, E famose una suonata prima che iniziava la partita, allora no? Dai, infatti, prima della partita. Dai, canta. How many quick steps and I think I must run by too many times I feel like home, you know I'm my inner forces go on, gone. Like me, I'm losing time. Maybe how many? Stop
Brava, brava, sono così, brava, 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 proprio. Non è finita, la canzone va avanti. Ma scusa, cantacene qualcuna che sappiamo tutti, no? Facciane una di Vasco, dai. Non lo so, mi dispiace, non lo so veramente. Facci Grazie Roma, dai, facci una grazie. Dai, dai, così famo un bel coro e ci fomentiamo tutti. Sì, dai, sì. Dai. Magari la prossima volta. Ma non che fa so, adesso non canti più? Magari più tardi. Ma come? La bambina gli piace un sacco. Non tra in campo, dai. Oh, no, no, dai, dai, dai. Ecco, comincia anche la partita. Ti vedo, ti faccio vedere uno squadrone, via. Andiamo, c'è sta Roma, dai. Andiamo, via. Oh, piano, non mi fate cascare. Vai, vai. A me la comunque tornerà. Allora, perché già? Hai visto, guarda, sta roccata, l'amico mio. Te ci vuoi vedere Sky, Vicità Terrestre, Champions League, Fox, Freeborn, qualunque cosa, basta che bussi, la porta sei sempre aperta. Ma di che squadra siete? Ma io non è che sia un acceso tifoso, da ragazzo avevo una certa simpatia per l'Atalanta. Atalanta, ma sei toscano te? No, per via che è il nome di una dea greca, una divinità cacciatrice, abbastanza assimilabile ad Artemide, non so se avete presente. Ma vedete, Guido era un personaggio, io raga, ma io avevo detto, il suo Guido, il macello. Mamma, aiuto. Un attimo, la buca che piange, mi sa che devi cambiare. Sì, così guarda, così. Ma guarda come ci sta con Antonia, come gli piace a sta musona. Che non si fida di nessuno, manco col padre sta. O corre avanti e indietro o sta appiccicata a me. È la peggio. Lo sai, lo sai. Ma lei non è a musona, pure siamo amiche. Vero, cantiamo anche insieme le canzoncine. Così nada. Perfetto. Ma poi l'aspettato che è l'uomo tuo. È da un sacco che state insieme, no? Vediamo. Vabbè, che c'è paura che mi chiave col lavoro? Io no, figura. Staccano. Chi se ne frega di quello schifo di lavoro? Vabbè, allora è perché la casa è piccola. Ma però ci avete due stanze come noi, noi ci stiamo bene pure in quattro. Ma infatti, ma che state aspettando? Non è che se uno non fa un figlio muore o lo arrestano. Oh no. Vado a prendere da bere. Mi sa che ho rosicato, mm-hmm. Mamma, vai dagli altri bimbi, bravi. Vai, corri, corri. Vai a giocare con gli altri pupi che se bevono il zucchino di frutta. Fammi fumare sta sigaretta. Adesso pronti, cruciari. Non so neanche cosa vuol dire. Bella crux crucis. Mettersi in croce, tormentarsi. Forse sono difettoso. Ma che? Insomma, sono io che ho ripreso dallo zio Alfredo e diceva che era acquito. È un modo di dire dei contadini alle mie parti. Sono nati soltanto tre pucini perché l'artrovi erano acquiti. Che diceva la zia Yolanda di Poggi Ponzi. Guidino, stella, il rammendo te lo farei volentieri, ma un po' troppo ammattimentoso. Ammattimentoso mi fa troppo ridere. Ma che fai, piangi? No. Ui. Sex. No, sex. No, I'm sorry, not here. No girls? No girls. No girls? No, I'm sorry.
But if you want, you can check on the local newspaper ads, or if you want, you can check on the internet. Yeah. You? Yeah. Che? Bujo. I'm Jojo. Bujo. 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 No, I don't understand. I'm Jojo. No, this is very kind of you, but no, I'm sorry. No. Money. No, grazie, veramente, come se avessi accettato, veramente, rimessa? No, thank you, but no, I'm sorry. You beautiful. Beautiful, ah, thank you very much. Anche lei, you too. Poggio? No, adesso a dormire, good night. No, faccia così. Good night. Hey, ciao. Sir, on the other side, the elevator. Anche a lei. Buonanotte. Salve, dovrei fare uno spermiogramma. Spermiogramma venerdì alle 9, va bene? Benissimo. Caselli Guido. 3 giorni di astinenza, lo sa, vero? Perfetto. Astinenza completa, ha capito? Per dirci completissimo. Martedì 12 novembre, San Culiberto di Colonia, tutore del figlio di Re Dagoberto ed evangelizzatore dei borghi rurali della Sassonia. Sto facendo un sogno porchissimo, te lo dico. Scusa, ma stamattina c'ho un sacco di cose da fare. Vieni qua. C'ho da togliere i panni da mollo. Forse devi fare anche la doccia e tardi. Caselli Guido? Venga. Prego, si accomodi pure. Questo è per lei. Si metta pure comodo. Se possono aiutare, lì ci sono anche delle pubblicazioni. Ma dobbiamo sbrigarci, se posso aiutare. Dice magari, grazie. Sa, qui abbiamo molti pazienti, il tempo è poco, dobbiamo fare una cosa di giorno, capisce? Sì. Ah, lei sa che deve fare? Qui bisogna ottimizzare. Pensa di fare in tempo? È pronto? Sì. Sono costretta tuttavia a ricordarle che più tardi dovrebbe arrivare la signora Di Mari. La signora Di Mari deve fare in una risonanza magnetica alla fascia plantare. Eccita la parola fascia plantare. Insomma, lo mangio. Ma cosa sono te? Vai via. Sì. Ma cosa fa? Mi guarda le tette. Ho capito, lei è il solito maschio mammone a cui piacciono le tette grandi. Mammone, lei è un mammone, sì. Io ho finito di mettere. Scusi, ma più di così. Va benissimo. I risultati li viene a prendere lei oppure glieli spediamo a casa? No, vengo io. Cioè, nel senso che... Arrivederci, grazie. Lei è molto gentile. Grazie. Volete dunque che Costanza riceva il battesimo? Sì, lo vogliamo. Costanza, io ti battezzo in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dio Onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, ti ha liberato dal peccato e ti ha fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo. Ok, sweetie. Mommy's gonna change you, okay? Gonna get you clean, happy, right? Ooh.
Ooh, little pee-pee. Yes, she did not so beautiful. Thank you. Come here, sweetie. I'll clean you nice and up. Costanza is so sweet. And little Guido, too. You know, Connie is so much quieter than Guido ever was. You're but he's nice, anyway. He sure is. And you guys, are you thinking about having a baby? Well, we're trying, but, you know, no hurry. No, of course, there's no rush. Nobody's pushing you. Okay, sweetie. Come on up. Come to mommy. Oh, let's go. Andiamo a mangiare anche noi? Sì. Ok. Mi hanno detto che devi stare un pochino attento con la pressione. Quella spiona di tua madre, per un po' di pressione alta, ma però ho diritto anch'io di godermi l'acciacchi della vecchiaia. Sì. Te invece, fratellone, se sei corifinito. Lascia fammi sentire addominali. Sta buono, sai, tu c'è nulla. Sì, nulla. Mi so scemo come te che fai fitness tutti i giorni come gli americani. L'unica cosa brutta dell'America è che non ci sei te. Ma perché non vieni mai? Perché non venite insieme, te e l'Antonia? Prima o poi si fa un salto, magari l'estate prossima. Gliel'hai detto quella cosa? Ah, già. Lì al dipartimento di classics da noi cercano un lettore di letteratura latina. Secondo me con la tua preparazione non c'è gara. Guido is an amazing late letter scholar. Probably il più grande esperto di martiri proto-cristiani. I know, dici sempre questo tutte le volte. E tu non gli dai retta, era soltanto la mia tesi di laurea, nulla di... Invece è vero, Guido è assurdo, sa tutto di quelle cose là. Tipo nomi di strade, di santi, di chiese, tutto. Tutte cose fondamentali. Io lo chiamo Guidopedia. But you know what? You could try. I mean, apply to the position at Princeton. Sarebbe veramente bello. Sì, sarebbe bello, però a me mi garba abbastanza anche quello che faccio ora. Cioè, non c'è molto da fare. Ho tutta la notte a disposizione per starmene tranquillo, a leggere, anche a pensare. Poi nella filo di diffusione mettono anche Beethoven, tutta la notte. Guidino ha sempre dormito poco. Ti ricordi, Lorenzo? Ricordo. Che leggeva tutta la notte con la sua torcina per non svegliare Duccio. Che tenero. Amore. In effetti, Guidino, hai proprio ragione. Deve essere piacevole questo tuo lavoro, bravo. Good job, Guido. Honey, what is our pecorino cheese? Oh, it's amazing. Ecco qua il castagnaccio. Oh. Oh. Ci starebbe bene un pochino di ricotta, ma non c'è. C'è, grazie. Ma non ho capito. Cosa fate il lavoro, Guido? Al portiere di notte in un grand hotel. Ah, senti, bellino. Ma che bella giornata. Noi tra 20 minuti siamo qui. Là, porta macchina. Sì. Mi garba tanto, Antonio. Mi garba tanto anche a me. Senti, da parte mia del babbo. Sì. No. Prendilo, no. Magari vi fa comodo. Non si sa mai. Abbiamo due stipendi, veramente. Ciao, Mario. Ciao. Ciao. Buon viaggio. Com'è? Minchia, è bellissimo. In pratica spiega che le piante hanno un carattere preciso, proprio come noi. E poi fa tutti gli esempi dai libri di letteratura e di storie antiche. Questo nuovo ancora non l'ho letto. L'ha dato tua madre di nascosto perché tuo padre sennò si vergognava. Che tipo fantastico. Ma pure tua madre è pazzesca, io li adoro i tuoi. Lo so, di solito risultano abbastanza simpatici. E pure tua cognata, sembra una normale. No, è normale. Sì, vabbè, ho capito, ma che c'entra? Però pure lei insegna all'università e con due figli. Tuo fratello è diventato aiutante speciale di Obama per l'economia. Sì. Che ci ridi, scusa? Lui è consulente per la manovra finanziaria per il governo. Vabbè, ma perché io che ho detto, scusa? Uguale. Cioè, ha 30 anni. È un genio pure lui. Non lo so. L'unico scemo di casa sono io. Amore mio, no. Così, guarda che dormono tutti, non ci vede nessuno, dormono.
infatti ho parlato con tua madre di quella cosa nostra. Lei mi ha detto che ci ha preso un appuntamento da un ginecologo bravissimo, tipo un luminare che lavora col Papa. Il ginecologo del Papa? Questo deve essere parecchio bravo. E dai, scemo, hai capito? Ha detto che è un po' cattolico, però bravissimo. Sta buono, sta mano, dai. Guarda che non ci vede nessuno, sta loro. Se vuoi ci andiamo. Sì, aspetta. Sta ci andiamo. Però secondo me non c'è nessun problema. No, nemmeno tu mi pare. Ma sta buono, ci guarda. Andiamo in bagno. Vai, non vai. Professor Savaresi, stanza 24. Sì, grazie, arrivederci. Alla faccia, 150 euro. Però ci ho fatto la ricevuta fiscale. Ci mancava pure che non ce la facevo. Abbiamo quasi finito. Già, Su questo punto, Allora, morfologicamente, sua moglie mi sembra a posto. Non siamo sposati, non sono sua moglie. Beh, vabbè. Grazie, professore, morfologicamente a posto. A occhio, vedremo meglio con una bella isteroscopia. E poi bisogna che mi facciate contento con qualche altro esamino. La signora, pardon, signorina, mi farà i dosaggi ormonali che vi segno qui. Al terzo giorno del ciclo e al 23°. Ma c'ho qualcosa, qualche problema? No, stai calmo. Bene, professore, io penso che Antonia sia sanissima, davvero. Semmai quello difettoso dovrei essere io. Vedi, ho fatto uno spermiogramma. Che cosa hai fatto? Che cos'è? Scusa, non te l'ho detto. No. Grossi problemi non ne vedo. Anzi, mi pare che vada tutto abbastanza bene, mi pare. Abbastanza bene, professore. Nel referto si parla di astenozoospermia, di teratomorfia, questi spermatozoi lenti e mostruosi. Sono valori nella norma. Non saranno centometristi, ma questi l'ovocito me lo fecondano, viene detto a me. Piuttosto, da quanto tempo non prendete precauzioni? Mai prese? No? No. Mai? Neanche la prima volta? Ci eravamo appena conosciuti. Ora sono 6 anni. Mio amore, ci pensi? Someday you lean but far, you're you side. The south wind makes you wild, one grows in thee and leaves you lonely, dear. So lonely, dear, you wait for a cure that won't come. Before then you thought you're too dark, well decided to go, but your love is there, your only love is there, waving through and it's pretty, sad the cruelty of your bleak dark concern. Is any flower blossom you know towards the light? So follow my light, my dear, my love against your sorrow. We heal of your scares, I swear. Guarda, come va? Adesso meglio, vero? Sta bene, sì. La signora c'ha una tuba un po' chiusina, la sinistra. Quella destra invece è aperta, magari un poco impervia, ma aperta. Ora, considerando che la signora, se mi restasse incinta, sarebbe una primipara attempata. Che cosa sarei io, mi scusi? Un termine tecnico. E poi, cara signora, la sua condizione oramai è diventata molto comune, cioè quella di volere il primo figlio in un'età avanzata, voglio dire. Avanzata di cosa? C'ho 33 anni.
Ma lei lo sa che Alessandro Magno, con ben 10 anni meno di lei, mi aveva già conquistato l'India? Però, via, non ci facciamo la testa prima di essercela rotta. C'è di che ben sperare. Anche se... Anche se, professore? In fase luteale mi difetta un pochino di progesterone, il che spiegherebbe pure il ciclo un poco breve. Insomma, sono sterile. E lo sapevo, no, cazzo. No, no, ma come no? Ha detto che c'ha una tuba, come si dice, impervia. Che sono attempate, c'ho pure il difetto del progesterone, ora. Ma cara signora, ma lei non sa quanti casi ho visto molto più complicati del vostro, che poi mi hanno invitato per il battesimo. Ci vuole solo un poco di pazienza. Mi scusi, io forse non ci capisco nulla. Ma visto che ci sono tutti questi problemi, non sarebbe il caso di provare con la cosa? Come con si la chiama? Cosa che? La cosa come che si chiama? Come si chiama? Non lo dire. Con la fecondazione assistita. Ma è una cosa legale, mi pare, sì, no? In legale, Italia. Quando... Eccola là. Ecco. Lei mi fa la diagnosi e poi mi trova pure la cura. Calma, calma, non si faccia ingannare dai falsi miti moderni dei bambini in brodetta. Io mi farei una bella curetta di Progesten 500. Ne prendo uno ogni sera prima di coricarsi a partire dal giorno della ovulazione. Io? Chi, signore? Lei invece, Caselli. Caselli... Casella mio, per tornar altra volta dove io son, fo io questo viaggio. Ma te com'è tanta ora tolta ed egli a me nessun m'è fatto oltraggio. Che è sta cosa, dai, mamma mia. Che poi senti mio nonno saremmo pure discendenti, siamo i Caselli di La Val d'Orcia. Vede, ci ho preso. Sì. Lei invece Caselli mi fa una fialetta di arginina al giorno, così avanti per un paio di mesetti. Molto bene. Molto bene. Allora, mi raccomando, ci vediamo fra una settimana. Grazie, professore. Con il PCT, sì. Puntuali, mi raccomando, certo. Così questi spermatozoi lenti e mostruosi li vediamo per venire all'opera. Sì. Arrivederci, professore. Signora? Verci. È stronzo. Io non lo reggo, sto calabrese. Signora di qua, signora di là, intanto altri 150 euro per farmi dire che sono vecchia. Ma vaffanculo, va. Te Alessandro Magno. Poi Rossellina avrà un attimo bisogno della 319. Che succede, Guido? Ti senti poco bene? Ti devi sdraiare? No, ci metto pochissimo tanto a quest'ora. Perché io e Antonio dovremmo fare il PCT. Il che? È una cosa medica, scientifica. Sì, ma non è pericoloso, no? Guido, non mi mettere nei casini. No, l'importante è che poi mi mandi Olga a rifare la stanza. Olga. Grazie, Rossellina. Prego. 170. Yeah, sure. Thank you. You're welcome. Picciti. Picciti. No, ma che stanno a fare? Guido una rivolchiata, non ce lo posso credere. No, è la donna sua, devono fare il PCT. Che? Una cosa comunista, dei sindacati, mi sa, no? No, è esame dell'interazione tra sperma e muco della cervice. Ma sa che devono scopare. Io e te, niente, eh? Va a lavorare, imbecille. Ma se ti piace. Good morning. Dai, vai, veloci. Troppo figo qua. No, c'è Sky. Il porno ci sono, ci sì, siamo. Il porno si paga. Non cambia nulla, non lo tocca questo. Il frigo bar. No, il frigo bar, no. Dai, che palle, almeno le patatine. Oh, che modi. Vai su. Ma, cioè, senza offrire niente, che sono rum e coca. Una coppa di mashandone. Una coppa di mashandone. Che stai, abbiamo poco tempo. Veloce, vai. Non ti preoccupare. Un bacio, dai. Una pedazzina mi dare aiuto, dai. Ciao Rossellina, grazie, ciao Marco. Complimenti, Guido, 12 minuti che l'ascensore è incluso. Sì, ciao, grazie. Con Madrina come facciamo? Io sto davanti, te dietro alla mazzone. Ma tu non sai guidare, io non mi fido, moriamo sicuro. Sta bonito, dai. Dai, che Savarese ci aspetta, vai. Come mi devo mettere?
Vai, alla mazza, così di traverso. Vai. Ma che è sta mazzone? Le amazzoni erano un antico popolo di donne guerriere che sarebbero garbate un bel po', anche se l'etimologia della parola amato. Arrosto morto lardellato. Fragile stick. E pipì. È morto l'arrosto? Perché, come spiega il sommo Pellegrino Artusi, essendo cotto in casseruola assume quel colore bruno che ricorda il lutto. Mi ha chiamato Franco. Chi? Franco, quello del Live Music. Ora c'è una specie di disco pub. Una tipa che fa le cover di Mina gli ha dato buca, dice se ci vado io a cantare. E te gli hai detto di sì, vero? Ha detto che ci devo pensare, che lo richiamo. Ma tu sei pazza, quando è? Mercoledì sera, ma non ho capito che tipo di locale è. Ma sarà una cosa bellissima, ti venga a sentire, mi prendo le ferie, c'ho un sacco di giorni. Tanto in vacanza non ci andiamo mai. Richiamalo subito, non fa la scema. L'arrosto, c'è da dorarlo in forno le patate. Aspetta, com'era? L'avevo trovato l'altra sera. Ecco, di lagri a stacco in pistaccio. Eccolo, guarda. Chi sei, Jimmy? Beh, beh, ragazzo. Pazzo scatenato. E dove siete a Londra? No, sotto casa di Jim e San Lorenzo. Eravate bravi. Eravamo degli responsabili. Saltavamo le date perché ce lo scordavamo oppure perché improvvisamente non avevamo voglia. Sempre ubriachi, troppo scemi. Però minchia risate. Guarda Rivolta Globale. Quel cane lì? Sì, era un bastardino che abbiamo preso per strada. Si chiama Rivolta Globale. Jimmy lo chiamato così. È divertente sto Jim. Sì, insomma, ogni tanto mi picchiava quando ero ubriaco. Non si picchiava? Ma ammazzati proprio. Però a volte aveva ragione, perché ero veramente troppo troia. Cioè, bastava che uno era carino con me, gli radavo subito. Mi come si incazzava. Una volta a Londra mi ha lussato una spalla. Un malicane. Io dovevo andare al pronto soccorso e i poliziotti inglesi gli ho detto che ero caduta dalle scale. Che fai incrociato? Vieni qua. Ma perché tu invece non mi hai raccontato niente delle storie che hai avuto prima di me? Perché io prima di incontrare te mi sono fatto solo tante seghe. Figurati, non è vero. Sono fatto tante seghe immaginando un giorno di incontrare una come te. Ancora? Che ha detto quello stronzo di Savarese? Ci dobbiamo guardare dentro. Però se non ce la fai non importa, Beh, questo lo si mette via e si rovina. Scusate, ma...
pare una cosa accettabile, la signorina sta a cantare. Chi è questo? A prescindere da chi sono io, che non è rilevante. Se le canzoni non vi interessano, sono obbligato ad ascoltarle. No, dico, potete parlare tra di voi, l'importante è che tenete un tono adeguato e un volume moderato, magari. Abbia pazienza. Abbia pazienza. Abbia pazienza. Diamoci una calmata, fermo. Te te ne devi andare. Te te ne devi andare. Ma lo conosci questo? Eh? È un amico tuo, sto scemo. Tu sei troppo scemo. Se me lo dicevano non ci credevo mai. Ha ragione, scusa, ho sbagliato, non volevo fargli male. Ha battuto la testa, poteva finire in ospedale. Giusto. Solo Jimmy può mandare la gente in ospedale. Ma vaffanculo, va. Porco Giuda. Non lo so perché ho reagito così, mi dispiace di averti messo in imbarazzo. 630 euro per questo bel risultato. Che palle. Da noi la luce. Patrizia è di nuovo incinta. La nostra vicina. Non sa se tenerlo, e ha anche paura di dirlo a Marcello. Perché? Lui un altro figlio non lo vuole. Non voleva neanche Giada e Michelle. Si piglia noi, si piglia tutti e tre. Io voglio un figlio nostro. Tu lo vuoi? Certo, lo vorrei. Ma non è la stessa cosa. Tu che sei fissata con le parole lo dovresti sapere. Hai ragione, te lo vuoi, lo vorrei. Però diciamo una cosa, si può mettere diversamente. Io voglio ogni cosa che potrei, quindi anche io lo voglio. Se piangi. Perché mi sento scadere? Sì, come lo yogurt. Ma perché stai con me? Mi dovresti lasciare. Ma che ti spischio? Che poi neanche lo so perché lo voglio così tanto. Forse dimostrerò a quei mostri che sono capace a fare almeno una cosa. Guarda, se fai così piango anch'io. Via, su. Piangiamo, via. Franciaia Chantal, respiro della terra, mistero della fertilità, mi sa che questi siamo noi, eh. Cammina! Hai visto, c'è pure un corso d'aromaterapia per curare l'insonnio, mi sa che mi segno pure lì. Ma io, questo è giovedì alle 11:30. Oh, ma hai visto, 1,2 km? Cammina, scimunito. 1,2 km. Andiamo a fare Nishka Franciaia Chantal. Andiamo, andiamo! Sentite il freddo di neve? Ma sotto la neve c'è erba che cresce da calore di terra. Così voi dovete sentire il calore di vostra energia interiore. Close your eyes. Chiudiamo gli occhi. Whirl, whirl.
girate, girate, girate come un fiocco di neve che cade sulla terra. Girate, girate, girate. A noi ci ha mandato Rosalba, quella mia amica di Milano che ti dicevo che è venuta al seminario dell'estate scorsa. Ah sì, Rosalba. Il suo compagno era un entusiasta. Una precisa. L'anno scorso hanno fatto tecnica di ascolto sensibile nelle asanas. Dice che anche quelle fanno miracoli. Scusate, ma queste vostre amiche poi hanno risolto? Cioè, nel senso, sono rimaste incinta? No, però Rosalba ha risolto un problema grossissimo di intolleranze alimentari. Pensa che praticamente non poteva mangiare né asparagi né fragole. E anche a livello energetico. Tu prendi il nero e certo. Io faccio anche il pure, mi si sono alzate di brutti le piccine. Io invece un mese fa stavo a 1,23 e adesso sono salita a 1,50. Oh, ci vediamo sabato. Ancora una quarantina e tutto. Buongiorno, scusate, voi siete il primo tentativo? Sì. Noi siamo pivettari veterani al terzo tentativo. Stiamo organizzando un raduno per sabato prossimo. Sì. Stiamo insieme, parliamo, ci scambiamo informazioni, esperienze. Se siete interessati, abbiamo una pagina Facebook, l'ha fatta mio marito. Voglio un bimbo, è scritto tutto attaccato. Sì. Se venite a visitarci, per favore, cliccate su mi piace. Sì. Abbiamo più di 1200 amici. Oh. I crocini, eh? Un becco alla cicogna? Oh, buongiorno, scusate. No, non siamo interessati. In conclusione, ragazzi, diciamo le cose come stanno. La procreazione assistita è un percorso a ostacoli. Se l'Antonia reagirà bene alla stimolazione ormonale, se si feconderanno gli ovociti, avremo un 30-35% di probabilità di successo. Non posso adesso, ti richiamo, sono in vista. Domande? Mi vedo un po' perplessi, ragazzi. Io non ho capito tanto bene, in effetti. Specie quella cosa del pick-up e del transit. Allora, il pick-up è quando prendono i follicoli dalle ovaie per vedere se ci sono gli ovociti. E il transfer, che non è il transit, amore, è quando te li mettono dentro dopo averli fatti fecondare dagli spermatozoi e sono diventati embrioni. Guarda, Antonio, è tutto spiegato in questi disegni. No, meglio di no, mi fa impressione. Guarda che è più brutto dirsi che è farsi, eh. Ma comunque io, anche se non ho capito, mi fido lo stesso, perché lei è una ginecologa simpatica. Sì, è una cosa reciproca. Allora, se siete d'accordo, dal prossimo ciclo partiamo con il piano terapeutico. Che cosa dite? Iniezione di pure con mattina e sera. Buonasera. Buonasera. Cortesemente, avete la matrimoniale? I signori hanno prenotato? No. Se non ce l'avete non va niente, andiamo a un altro posto. No, non è necessario. Se mi date i documenti vi sistemo subito. Grazie. Guido, sei tu? Sì. Una camomilla per la signora Rosetta e un bel caffè macchiato per il signor Domenico. Non ti dovevi prendere disturbo. Ho chiamato Antonio, ma lei la notte tiene il telefono spento, sentirà il messaggio domattina. Ma tanto, figuriamoci se ci vuole vedere. Non risponde più neanche alle telefonate. Nemmeno l'indirizzo di casa ci ha dato mai. Sua madre una malattia se ne fece. Dicelo tu, dicelo. Noi pensavamo che era incinta e che magari c'era qualche problema. No, non è incinta, non c'è nessun problema. Antonio, ve l'ho detto, sta benissimo, lavora, scrive le sue canzoni, mi parla sempre di voi, di balestrate. Davvero? Io non mi capacito, che non vuole vedere più nessuno. Sua cugina Maria Stefania, che erano una cosa sola, sua sorella Carmela, i fratelli Valentino e Salvo, i nipotini, che sono bellissimi, e non li ha viste mai. Questi sono Susanna, Flavio, Vincenzo e Maria Claudia. Questa vetrina qua dietro è il nostro supermercato, che ci lavorano i fratelli di Antonia. Accidenti, che bella famiglia. E questa è lei. Sembra che qui da faccia le boccate, eh. Ma te è anche allegra, gentile. Eh sì, certo. Con noi altro mai un sorriso. Non so che ci abbiamo fatto. Qualcosa abbiamo sbagliato, Mimì. Infatti, abbiamo sbagliato. Troppo bene ci abbiamo voluto. Ehi, chi sì. Prego. Tale che bella. Qualsiasi cosa, io sono Ciù, mi trovate componendo il numero 9. Vi do io la sveglia domani alle 7. Siamo sicuri che è una buona idea? Sì, sì.
andrà tutto bene. Buonanotte. Buonanotte, Guido. Buonanotte. 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 Venerdì 28 gennaio, Sant'Emiliano da Trevi, martire sotto Diocleziano che lo fece morire legato ad una pianta d'olivo. Che allegria. Ma hai sentito il mio messaggio, vero? Perché? Mi devi fare ancora con tu, eh? C'è qualcuno? Non t'agitare, loro sono tranquilli e animati dalle migliori intenzioni. Ma chi? Gioia di mamma! Vieni, oh, amore mio, amore mio! Gioia mia! E come ti trovi in questo autosalone? Autonoleggio, bene. Contratto regolare, tutto a posto. In caso ti prende la maternità. Mamma, per favore la smetti con sti piatti. Ho finito. C'abbiamo la lavastoviglie. Scusa, non tu riesco a incicare. Un biscottino, questi sono buoni alle mandorle. In questa casa qual è la situazione? Avete fatto un mutuo? No, papà, abbiamo occupato abusivamente. Abbiamo squattato, è presente? No, sta scherzando, siamo in affitto, contratto regolare. In affitto? Sì. Ma perché in affitto? Eh? Dovresti comprare, vai, aiutiamo noi. A sua sorella Cristina, quando è nato il primo, ci abbiamo comprato un appartamento nuovo. Bellissimo. Con l'ascensore e due bagni. Basta, cazzo, mamma! Le vostre mani dai, bassietta, vieni qua. Scusa. Non risicare a trattare con gentumato. È Ida che c'hai sempre mano negli per farmi pensare che c'è disordine. Io ti volevo solo aiutare. Ma non c'è bisogno che me lo fai notare. Lo so che qua non è tutto a specchio come a casa vostra. Travaghiamo tutti e due, non abbiamo una cameriera. Che hai a fare? Ma ammazzare? Come dico, mi sì? Ida, meschina, niente ti riesce a te. Per cortesia. E tu, che mi fai domande tipo sbirro, l'hai finita il terzo grado. Innocente sono, vostro onore. Mi metti sempre conto. Sempre andare addosso a idea mia, che siamo saliti a Roma apposta per aiutarti, preoccupati per il futuro tuo e dei tuoi figli. Ma quali figli? Siete saliti qua per scassare la minchia, te lo dico io. Come parli, non d'affronti. Parlo come una che ha sorspigliato stamattina e ha trovato sta camoniera in c'ha casa. E che ora devo attraversare tutta Roma per ghiaccio la ghiare e sono pure in ritardo. E ma che lo pure il mal di testa. E quando torno speriamo che non vi trovo. E tu Guido, complimenti cazzo bravo, grazie. Vaffanculo. Guido, ma ci sta a raggiare. Io? E tu allora? Non ti potevi stare ferma? E ti mani sempre a polizzare. E ora che facciamo? Beh, mi posso portare a fare un giro, mi posso portare al Colosseo, magari possiamo andare a San Pietro, che ne dici? Sì, portaci da Papa, a farci benedire. Mi dispiace, ma ultimamente è un po' affaticata. Comunque sono sicuro che vuole tanto bene e vedrete che le cose miglioreranno. Grazie, Gioia. Sei proprio un brutto tesoro. Ciao. Fate buon viaggio e chiamatemi quando volete. Grazie. Ecco. E insomma, la Giulia stamattina mi fa... Mamma! Ma che cos'è lo spread? 5 anni, ti rendi conto? Ecco, l'ho beccato. Dammi l'acqua. Vai, aspira. Eccolo qua, questo è bellissimo. Fabrizio, Fisio, Guido, pick up è andato bene. Le vostre signore sono state bravissime, adesso tocca a voi. Su a fare il vostro dovere che dobbiamo mettere tutto in cultura al più presto. Abbiamo una stanza sola, per favore non vi accapigliate. Su al terzo piano. Guido, abbiamo trovato 7 uciti. Adesso scegliamo i fiocherini, mi raccomando. Siamo nelle tue mani, caro. Sì, vado. Voi invece dovete avere ancora un po' di pazienza perché dobbiamo ancora fare il piccato. Un po' di coraggio, un po' di fiducia, un po' di fiducia. Tutto con Sì. Bella l'ultima destra. Grazie.
ma come te va? Oh, ma che è? Sei arrivato, eh? Rilievo liquido seminale. Secondo, eh? Vabbè. Io vado in bagno. Dai, maledetto, ti maledetto. Fammi sta cosa stessi stavolta, dai. Dai, vai. Ha fatto? Arrivo, arrivo. Scusi, infermiera, ma qui c'è uno che... Ci sono, ci sono. Un attimino dei pazienti, anche lei, eh. Io ho fatto, eh. Okay. No, inutile mi guarda così in bagno, non ci vado, è una questione di principio. Allora, tutto bene? Benissimo, ma come avete dato? Oh, babbona. Buonissima. Invece mi sa che l'uomo tuo ha qualche problema, non è ancora uscito. Vai, corri! Mannaggia, te mi fai licenziare, vai! Corri, vai! Vai, corri, dimmi dov'è? Scusi, mi avrei pagato il ticket anch'io. Un attimino, ce la fai? Piano, per favore. Sono io. Scusate, eh. Ma che c'è pazzo? Ma così non vale. Ma no, mica stiamo a giochi senza frontiere qua. Oh, my God. Vai, corri. Sbrigati, sbrigati. Scusi, scusi, veramente. Vai, corri. Mi scusi. Una volta ero fuori classe. Una volta. No. Senti, vado prima io, sono arrivato prima no, io. No, ci sono prima io. Someday you in the fire, you're you side. The sun that makes you right when grows in thee and leaves you. Dormire, dai. Vai a dormire. So long, wait for it, you won't come. Before then you thought you were too dark. Well decided to go. But your love is there. Your love is there. Well, there is a difference between you. And the all your big dark and soul. Still my lover days gone with stupid praise. Please make me happier. Please make me happy. But your only fear is to feel lonely, dear. So you better. Come, dottoressa? Che tre fecondati. Il rimpianto, certo. Il transfer, no? Certo, perfetto. Certo, mi riposo, sto a casa, certo. Grazie, dottoressa, Dio, io troppo bene. Dottore, mi scusi, posso disturbare un momento? Ti richiamo subito, eh? Dottore, addirittura. Cosa, devi chiedermi un aumento? No, volevo chiederle, da lunedì prossimo avrei bisogno di un periodo di riposo. Posso chiedertene un motivo? Motivo personale. Personale? Personale. Senti, Allora, dicevamo da lunedì. E lui cosa ha detto? Che doveva dire? Ha bozzato. Siamo rimasti che torno alla fine del mese prossimo. Fantastico. Brindisi. Oh, dopo il transfer basta anche con le birrette. Ma non c'è bisogno che lo dici però. E se nascono tutte e tre? Addirittura. E con la FIV e ti parti gemellari sono abbastanza frequenti. Bisognerà distinguere bene i tuoi nomi. Sì, ma niente nome di famiglia come giù da me, però, ti prego. Elpidio, Agatone, Gemino se maschi, Olivia, Pelagia e Cunegonda se femmine. Sono tutti nomi di santi e martiri protocristiani. Sei scemo. Sto scherzato. Però bisognerà comprare un'autovettura. Una bella station wagon, usata, naturalmente. Non sai guidare? Imparo. Ci serve perché dobbiamo caricare tre passeggini e i tuoi strumenti quando vai a cantare. Se faccio la mamma non canto più. Ma pensa invece che bello che entrano al latte nel camerino prima del concerto. Due te e uno io col biberon, a rotazione per evitare scompensi. Non dire minchiate, però. Perché minchia?
Tre gemelli, la station wagon, i concerti. Se dici queste cose vuol dire che non l'hai presa sul serio. Ah, più sul serio di così? No, stai giocando come un ragazzino, falla finita! C'è una cosa. Scusami. No, scusami, sì. È che quella scema incosciente sono io. Tu devi essere quello con i piedi per terra, perché sennò è un casino. Va bene. Io non lo so se sono capace di fare la mamma. Certo che lo sei. Tu sei più materno di me. Vorrei dire tu farai il padre, tanto per me è uguale. Dai, è quasi fredda, buon appetito. Grazie. E c'è? Un po' speziato. Minchiatoni! Apparizione divina! Ciao, Jimmy. Ti fa la civetta indiana? A quanto pare. E che mi dici? Che mi dici? Che ti devo dire? E Guido. Molto piacere. Scusa, Gigio, ma questo è un incontro storico. Da quanto è che non ci vediamo? Boh. Saranno 6-7 anni. Casino di tempo, posso? Sei pure comodo. Grazie. Chicken tikka masala. Ma qui il top è pollo tandoori. E allora? E allora, Tony? Allora, Jimmy. Ma hanno detto che ti hanno visto alla stazione dei treni? Con la divisina? E fai l'hostess? No, è autonoleggio. Autonoleggio? Ma se mi convini, Tony, metti da parte per la pensione. Devi fare l'impiegata, metti da parte per la pensione. Ci manca pure che metti su famiglia. Ci manca che ci sta più pallone. Scusa, Gianni, ma non so se hai presente chi abbiamo qui di fronte. Sì, sì. Cioè, Tony è una grande, ai livelli di Cat Power, PJ Harvey. Certo, sono abbastanza d'accordo. Sì. Beh, mi piace, Gino. Grazie. Ottimo. Ma perché non torniamo a fare qualcosa insieme? Avevamo quel progetto di disco bellissimo, i Trinacria Style. Infatti, magari un giorno. Jimmy, dai cazzo! Scusate, le girls mi reclamano. Certo. Minchia, mi ha fatto un sacco di piacere. Ciao, Princess Tony. Ciao, Gino. Arrivederci. Molto piacere. Ha una che frizzata con la fa un simpatico. Mi è passata la fame. Dai, Princess Tony. T'ammazzo, te lo giuro. Sono pipì, fallo. No, t'ho detto no, stai zitto. Allora, come andiamo qui? Non vuol far la pipì. Un classico. Guarda che una bella pisciatina te la puoi fare tranquillamente, sai? No, e se mi escono pure gli embrioni? Fallo finita. Sì. E vai che tra l'altro qui ci serve la camera. No, altri 5 minuti, facciamoli attaccare bene sti cosi. Dottoressa, dimmi pure che cosa dobbiamo fare. Le raccomandazioni, ste cose qua non mi piacciono tanto. Allora, ci sono due scuole. Quella italiana, mettiti a letto, non fumare, non fare sforzi e soprattutto niente sesso, due palle. I miei colleghi tedeschi ti direbbero, fregatene, basta che non fai gare di sollevamento pesi. Più sei a tuo agio, meglio è, decidete voi. Basta che vi muovete, forza, forza, su! Oh, che schiaccio, ogni giorno... Allora fate piano! Grazie, scusate. Pianito, ecco, occhio qui che c'è il vento. Senti qui, entra, c'è la buca. Dovrà fare le analisi
per vedere se le sono salite le beta, per sapere se potrà finalmente incontrarvi. Vi desidera tanto. E anch'io nel mio piccolo, anche se ancora non vi conosco. Adesso vi saluto. Qualsiasi cosa, vi trovate digitando il numero 9. Bacina a Papa. Guido. 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 Un attimo, fatemi salutare queste tre meraviglie. Guido, Papa. Wake up. Guten Morgen, Guido. Wir haben uns an den kühlen Köstlichkeiten des Hauses nicht gelabt. Stai facendo? Ma che sei impazzita? Ma è pesante, lascia perdere. Metti ma seduto, no, vieni. Io mi rompo le palle. Ho capito, stavi scrivendo una canzone. Faceva schifo. Posso fare il testo? E fallo, visto che l'abbiamo comprato. Dov'è? No, mio, magari fai sbagliato. Non tu, lunedì faccio un'analisi. Va bene. E non lo sai che faccio? Ti fa da mangiare, ti fa di sopra. Senti. Me l'aveva detto Patrizia che non è in crisi. La sta picchiando col bastapuguito. Fai qualcosa, tu. Marcello, Patrizia, per piacere, a modino. E col cazzo che ti sentono così, urla! Oh! Oh, Marcello, Patrizia, a modino, per piacere! Piacere, che vuoi? Marcello, facciamo a modino, c'è bisogno di strillare in questa maniera. Ma te chi? Non t'azzardare a mettere le mani addosso, hai capito? T'ammazzo! Ma voi picciare va a affari vostri, questi sono cazzi nostri! Te fatti i cazzi tuoi, capito? Lasciami stare, Patrizia! Basta! Marcello, Patrizia! Ma mancano questi due stronzi qua! Sta di minchia! Ma ti prendere anche tu! Io te non so che si calma, lo conosco, per favore! Non rispondo a questi! Mi servi a casa, mamma! Due stronzi! Non è successo niente! Capito? Te lo dai cazzi loro! Fascista, testa di cazzo! Stai calma, scusami, non ce l'ho fatta ad aspettare. Quando ci danno i risultati? Li ho costretti a cacciarli subito. Però ancora non li ho guardati. No, aspetta, 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 aspetta. Andiamo, facciamo due passi. Vai. Vai. Magari in Sicilia, però non latte miele. No. Il mare è bellissimo, ma non ci si può andare perché quei cretini hanno fatto la ferrovia proprio sulla costa. Che testi di cazzo, la vivono sempre tutte le cose belle. Ma sono anche in montagna, non c'è mai stato. Se ci porto io? Porto sul cimone, ti faccio vedere il lago della ninfa, è tutto circondato da un bosco di faggi. Puoi capire quanto è bello. Che meraviglia, oggi mi fumo 100 sigarette.
risponde mai questa, quanto sta... Guido, sentite Antonia? Ma che sei successo? È che io ho lasciato Michelle, mi serviva una mano un'oretta quando a fare l'ecografia, ma sono tornata a casa e sono sparite. E vieni, vieni. Non posso, devo mettere a letto Giada, lo senti che piange? Vabbè, saranno andate a fare una passeggiata. Ma che? Sono 3 ore che la chiama il cellulare e il telefono è spento, cazzo! E ieri con lo stronzo di Marcello se n'è pure andato via di casa, lo sai, sì? Sento che è successo qualcosa di brutto. Sta calmo, dai, adesso dobbiamo chiamarlo. Accompagnami dentro nella porta. I'm not afraid of you. Day is blinding and your dim light suits my pain. The moon has shades upon. I give my time to strangers and I can't get home. Things will change me on and tear me up and tear me down and freeze my cold arm. This is the way to be. I'm not afraid of gloom, but I have to figure out this endless, this endless unfair. Tantissimo, siamo state al mare, in pizzeria, l'ho preso il gelato. Tu sei una pazza, sei. Sei una pazza, sei! Sei pazza! Aspetta, l'ho presa la busta per sorprese. Non c'ho parole. Io non c'ho parole. Amore, ma abbiamo chiamato tutti i giorni. Antonia, aspetta, Antonia! Ci mette tanto, Lucio. E mezza, Guido. Lo so, scusa, ho avuto un problema. Il registro lo guardi da sopra, fammela dormire. Sì, certo. Va meglio? Non ho dormito a casa. Non mi chiedi che ho fatto, dove sono stata. Dove sei stata? Ho dormito con uno. Ah. Non mi chiedi chi è? No, te lo chiedo. Lo vedi, sei un vigliacco. Perché dici così? Fai il superiore. Chi ti crede di essere? Sono stata con Franco. Franco? Franco chi? Quello del locale, che tra parentesi mi fa pure schifo. Mi dispiace per te. Dai, picchiami. Avanti! Ma che uomo sei? Non ha picchiato donna che ti ha fatto le corna? Che fa un culo? Sono cornuto! Vaffanculo! Ancora? Vaffanculo, sono una troia sterile attempata che sta con un coglione con gli spermatozoi mochi! Fa schifo, la mia vita fa schifo! No, fa schifo! Sì, fa schifo! No.
Tonia? Scusa, sto cercando Antonio. Non c'è nessun Antonio. Come non c'è nessun Antonio? Signora, lavora qui da 3 anni. Stiamo lavorando, non c'è nessun Antonio. Ho capito, lavora qui da 3 anni. Ma che seguito te? C'è una fila di aspettare, scusi. Benvenuti a Roma. Grazie. Cioè, Antonio non ti ha detto niente. Che cosa? Non lavora più qui da un bel po', saranno 2-3 mesi. Come non lavora più qui? No, ha litigato col direttore. E lei era andata a chiedere un permesso, lui gli ha fatto le domande. E lei, invece di rispondere, gli ha tipo mezzo sproccato, gli ha pure sputato. Ma te gli ha sputato? Sì. E lui l'ha licenziato? No, gli ha dato la mente di stipendio. Ma davvero non te l'ha detto? È assurdo, mi diceva che con te parlava di tutto. Ma non sarà un altro video? Io dico, quello che fa il portiere di notte, che legge un sacco di libri. Sì, forse dovrei essere io. Ma cioè, Antonio mi ha parlato un sacco di te. Mi ha detto che sei una persona meravigliosa. Davvero ti ha detto così? Ma sì, dice che per stare vicino a lei hai tipo rinunciato alla tua carriera, che ti avevano chiamato per insegnare alle università americane. No, no, non ho rinunciato. Infatti mi ha detto anche che non te ne importa niente, che non gliel'hai mai fatto pesare. Cioè, non sai quanto ti ama quella ragazza. Dici davvero? Ma sì, mi ha detto che sei l'angelo che le ha salvato la vita, che se non era per te lei chissà che fine faceva, che fate l'amore tutti i giorni, beati voi. Senti, io non ho mai sentito una ragazza parlare così dell'uomo suo. Infatti mi dico sempre che lo devo dire anche uno come sto qui, pensa che scema. Ma che fai, piangi? Ora che ti ho detto una cosa bella. Ma che perce. Ciao, scusa, grazie. Ma dove vai? Dica. Avrei urgenza di parlarle. Urgenza di che? Sto cercando Antonio. Chi è Antonio? Quella che canta, la conosci, non faccia così per favore. Senti, si carina, io c'ho un po' da fare, sono un picciarello, scusami. Senta, scusi, no, perché Antonio mi ha detto che è stata da lei ieri sera. Senti ragazzo, non confondiamo, è venuta da me e mi ha chiesto ospitalità. Gliel'ho data, si è svegliata la mattina e neanche mi ha ringraziato. Quindi se te ne vuoi andare, noi ci abbiamo da fare grazie. Scusi, e adesso dove? Ma che ne so io, dove sta sta fulminata? No, l'ho solo fatto una domanda, ragazzi, se mi può rispondere c'è anche... Faccio da solo, esco da solo. Adesso mi calmo. Scusi. Io non capisco tutta questa scortesia, alla ragazzi, fine io faccio che è pericoloso, le faccio vedere la mia depressione. Occhio che è pericoloso! Le sto chiedendo aiuto, lei poteva anche dirmi dove è finita Antonia. Occhio che è pericoloso questo, fuori! E che non conosco sto stronzo, già andiamo a pischiare l'altra volta! Chiaro! Guarda se posso allontano da qua, vai! Ma voi siete pazzi, ma che si trattano così le persone? Ma tu credete di essere dentro un brutto film, una fiction? Te ne devi andare! Ma io me ne vado. Però, scusate, ma voi vi dovreste vergognare. Vi dovreste vergognare perché non è proprio il caso di trattare così... Cosa cercata? Chi può bere da andare? Bravo, vattene! È ora che la finisci con sta violenza, capito?
un fazzoletto. Grazie. Antonia, apra per favore. Avete visto una ragazza, una chitarra, stava seduta qui? L'avete vista? Una ragazza stava è scesa. L'avete vista? Tutto a posto qui? Sì, sì. Ma che è successo? Che ti sei fatto? Che è sto sangue? Non è nulla, non è nulla. Ma che è bruciato? Ma guardate che ti hanno fatto sti stronzi. Ma come va il dente? Ti fa male? Si muove? No, mi gira un po' la testa. Ma mi sta bene, me lo sono meritato. Ma che stai a dire? Vai della così ti stenti un pochetto, vieni. Michè, ti si stanno a chiudere l'occhio a mamma? Tanto mi sono addormentato per cartoni. Ragione Antonio. Ho fatto bene a lasciarmi. Sono nervoso, sono palloso, sono vigliacco, sono coglione. Ma che stai a te? Marcello, lui sì che è un vigliacco. Ma ha mollato questo pancione. Ha detto che non la vuole più una famiglia sua. Ha detto che gli bloccammo le potenzialità. Capirai, è tornato dalla madre il deficiente. Ma ha mollato pure il lavoro come autista per andare a fare i provini per una specie di reality, una cosa tipo il Grande Fratello, dove li portano in giro per le discoteche a vedere chi rimorchia prima, c'è presente? E tocca pure spirare che se lo prendono, così almeno passa un po' di soldi per sola. Scusa. Scusa. Dormi, Michè. Mi sa che è crollata pure. Quasi quasi mi stendo un pochetto pure io. Che pure oggi è una giornatina. Questo poco me l'addosso. Che ti do fastidio? Ma che me levo? No, no, mi dà fastidio, sei gentile. Che poi se ti devo dire la verità, io sta Antonia non la capisco. Cioè, te sei un tesoro. A trovarlo uno come te. Grazie. Oppure se lo trovo uno come te, mica se la piova, una come me. Dici? No, non è vero. Nel senso che comunque nella vita può succedere tutto, non si può mai dire. Certo. Mi sono un po' allargata. No, che mi fa male qui. No, scusa, ma io se ne stavo buoni. Sì, forse è meglio. Che ti scoccia, però. Se ne stavo un po'... così. Vicini, vicini. No, mi scoccia. Che bambina, il sesso per me non è importante. È che a volte mi sento così... desolata. Si può dire una persona? Sì, c'è, sei insolata. Io mi sento desolata. Desolata proprio. Come la famosa Landa desolata. Che poi pure il nome è Landa. O Yolanda. Comunque deve essere un nome olandese, ne sa. E ti giuro, Guido, mi è una cosa brutta. Sentissi come una Landa desolata. È terribile, Guido. È proprio brutto, te lo giuro, guarda.
Ma chi è? Dove minchia vai di volta? Dove stai andando? Vieni qua. Sei tu che sei nato. Vieni lì. Ti do da mangiare. Non vieni lì per scampare. Che ti do? Niente, acqua. C'è per me. Ah. Bevi. Che hai fatto? Nulla. T'ho cercato tanto. Oh, magari sono nato o me lo sono sognato? Mi dispiace di avervi svegliato. Ma che ore sono? Sono le 2:25. Noi ci conosciamo, no? Sì, in teoria sì, non abbiamo avuto modo di approfondire la conoscenza. E Guido. Certo, ma ci avresti mica una sigaretta? No, mi dispiace, non fumo. No, questa è l'ultima. Tesoretto, poi la andresti a comprare? Ah, che bello. Oh, dove... Minchia, è finita la mia camicia, quella rossa. Non fare che le avesse in lavatrice. Glielo dici tu, quella lavatrice non c'è stata mai qua. Sarebbe stato bene con quel caffè. Peccato che è finito. Potevamo anche offrirlo al nostro ospite. Come stai? Che domanda. Non mi ami più? Che è successo? Niente. Volevo prendere i stivaletti, quelli di Londra. Ma sono scivolato, minchia che volo! Vuoi stare con lui? Sei più felice qui? Ma che c'entra questo? Io non ti voglio rovinare la vita. Ti meriti una meglio di me. Io non voglio nessun altro. Trovati, cazzo! Sapete dove stavano? Nella custodia del rullante. Pensavo di farmi un poco di barba, magari una spuntatina anche ai capelli. Che dici? Tipo Dimmoia Epi dei fucking fishes. Che dici? Adesso basta vestire e andiamo a casa. D'accordo. Allora, che ci abbiamo pure con l'appuntamento con quel promoter. E magari ci sta pagando anche data estiva. La canzone è questa qua, è un gruppo di amici calabresi, forte no? È il progetto reggae di contaminazione. Con la musica salentina. Anche se a me la musica salentina non è che è proprio. Vabbè. Tu stai bene qua, sei bene. Diciamo che è buono, il gruppo è buono. Che fate, ne vai? Sì, Antonio preferisce tornare a casa. Ah. Beh, arrivederci. Ciao. Cazzo! Antonia! Antonia, tesoro, aspetta! Antonia! Ti scoccerebbe ridarmi cortesemente quei 20 euro che ti ho prestato ieri? Prestato? Tu a me? No, è che ho finito anche la ricarica del cellulare. Giorgio, scusa, non è che per caso hai qualcosa tu? Volentieri. Poi ovviamente te li ridò. No, con comodo. Con 50. Sei un grande, Giulio. Tu mi piaci. C'è feeling. È reciproco. Ottimo. E vai.
Mi vuoi dare una borsa? No, 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 ce n'è bisogno, grazie. Rivolta, che fai qua? Vai a casa. Vai dentro. Rivolta, vai a casa. Vai a casa. Cosa mi hai fatto fare? Lo so, è stata dura anche per me. Mi sudavano le mani, mi tremava la voce, te ne sarai accorta. Ma il peggio ancora deve venire. Sei pronto? Prontissimo. Stammi vicino sempre, però, perché io non ce la faccio. Sempre. Dammi la mano. Andiamo. This thought life becomes a giant flare. You can walk in for one set aside to be a new me. So I feel naked when I love to feel naked, to feel alright. When we find our home again, we are, we feel so young. Truly brave and through the barriers, with all that lies behind, we're so numb, so numb, so frightened numb. And when the fire blazes the brightest flame, we blossom to within. When we find scusa, scusa. Ancora benvenuti a tutti quanti. Prego. Voi finalmente il momento è... Ma sbaglio o questa è tipo la terza, la quarta volta che mi viene a sentire? No, la quinta, molto il vero. La quinta volta. Spero non siamo sicuri di disturbo, perché ho visto Sonia anche domani e contavo di tornare. E come si suol dire, è stato un piacere, magari ci si vede domani. Aspetta, ma dove vai? Ma veramente ti piacciono le mie canzoni? Dubitabilmente, moltissimo. Non sono tristi? No, no, sono belle. Grazie. Grazie a te. Tu sei... No, beh, inutile te lo dico. No, mi interessa, io sono... Beh, tu sei decisamente brava. E poi nei testi delle tue canzoni mi sembra di riconoscere qualcosa della Deborah Edger, della Catherine Anderson. Di chi? Veramente sono frasi che mi vengono in mente così, non è che... Ah, beh, complimenti, sono di un'intensità straordinaria. Ma vero? Ma forse perché in inglese fanno più effetto. In italiano mi vergogno a scrivere perché parlo male. E poi quando canti sei di una bellezza che non so come dirlo.
mi disorienta. Però anche quando non canti, ma questo ti sarà cosa nota, è inutile, mi dilunghi in ovvietà. Stanotte siamo insieme, ok? Chi? Stanotte. Siamo insieme, stanotte. Stanotte siamo insieme, stanotte. Lo dici come una constatazione, nel senso che è notte e siamo insieme, o è piuttosto un proponimento per l'ora a venire? E da parte mia non ci sono grossissime obiezioni, ad un buon conto. Non ho capito se ti va. Insomma, per dirci, mi sembra persino al di là di ogni più rosa auspicio. Quindi sì? Sì. Sì, indubitabilmente, senza dubbio alcuno. Andiamo allora, andiamo. Dove andiamo? Da te. Si può? Perché io in questo momento sarei da un tipo. Sì, segui. Hai detto da un tipo? Un batterista, ma non ci siamo pure mezzi lasciati. Mezzi lasciati? Cioè, secondo me se non torna è contento. Sì? Beh. Certo, non sarà sportivo, ma non posso dire che la cosa mi dispiace. Comunque mi fa morire come parli, sei un personaggio dei libri antichi. Sì, lo prendo come un complimento. Non mi hai detto come ti chiami. Io sono Antonio, tu? Io Guido. Bello Guido, tipo uno che guida. Sì, beh, però anche come il beato Guido Pomposiano, che può essere considerato il santo protettore dei musicisti. Go from my spine, sweet in my arm blow, a grown up desire. Even though it was too desire, it won't. So life satisfying, so maybe just stop and die. Fight it out with robots. The beat of love that still flows. Soft patience, cause I'm better off different. Nei dottori e nei profeti, ma non ho trovato niente che anche lontanamente somigliasse a te. Così ne deduco che non c'è nessun libro che mi spiega come è fatto il paradiso, la bellezza di una piega dove precisamente nasce il tuo sorriso. Benedetto sia il tuo ventre, benedetto il viso, mentre fuori tutto, tutto va, va a rovescio, ma vedrai che in qualche modo si farà. Non piangere, perché io e te vivremo altre primavere. Dopo gli inverni avremo tutti i santi giorni per noi. Se vuoi prendermi, chiedi ai filosofi, interroga i teologi, prega i beati, vergini e martiri. Aprimi il cuore, finalmente fidati. Chiedi agli storici, interroga gli oracoli. Tutto va, va a rovescio, ma vedrai che in qualche modo si farà. Non piangere, perché io e te vivremo altre primavere dopo l'inverno.
vissuti senti giorni.